Gianni Colacione per Libre TV, oggi 22 marzo 2014, siamo a Domus Talenti di Roma ad un convegno intitolato Roma chiama Europa, organizzato dall'Associazione Radicali Roma, e siamo in compagnia di Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio, perfetto, che è venuto qui tra i relatori, appena intervenuto. Ecco, gli chiediamo di che cosa si tratta questa associazione, ha parlato di Rom, che insomma è un tema che verrà trattato anche in questo convegno, perché è qui. Sì, l'Associazione 21 luglio è un'associazione indipendente dal punto di vista economico e politico, che si occupa di tutelare e difendere i diritti delle comunità rom e sinte in Italia. Noi facciamo un lavoro di monitoraggio, di ricerca, di pressione verso le autorità locali e nazionali per un cambio di politica in quelle che sono state fino adesso le politiche rivolte a queste comunità. Sicuramente è importante parlare di Roma anche in questo convegno, anche nella città di Roma e anche sulla questione Rom. Roma è costretta a chiamare l'Europa. Le politiche attuate negli ultimi 30 anni in Italia, ma anche e soprattutto nella città di Roma, dove i Rom costituiscono la minoranza più grande e anche la più discriminata, sono politiche sicuramente segregative e che hanno marginato questa popolazione con la costruzione dei cosiddetti campi nomadi. I campi nomadi sono luoghi in cui si è istituzionalizzata la segregazione e la discriminazione, luoghi della vergogna, luoghi che vanno chiusi, e qui c'è tutto un diritto nazionale e internazionale che sostiene questo. Malgrado questo, conviene oggi in fondo alle autorità locali mantenere questo sistema segregativo, un sistema che costa moltissimo ma che ha anche un ritorno economico, un ritorno politico e di consenso elettorale importante, e quindi ecco, anche in questo ci sono gli strumenti giuridici per rivolgersi all'Europa, per chiedere un cambio di politica, per chiedere la chiusura e il superamento dei campi, per chiedere la fine degli sgomberi forzati, per chiedere la fine di tutte quelle azioni di discriminazione prodotte dallo Stato, prodotte dal Comune di Roma nei confronti di Rom. E in questo quindi siamo venuti a dare la nostra testimonianza e il nostro apporto alle persone che hanno partecipato al convegno. Bene, io volevo farle una domanda meno sicuramente tecnica, nel senso che lei ha parlato appunto di questa segregazione, di questo ritardo che abbiamo per quanto riguarda l'integrazione rispetto all'Europa, siamo indietro. Ecco, io le volevo chiedere, ovviamente lei da esperto del settore, soltanto una questione diciamo organizzativa, amministrativa, burocratica e politica, oppure effettivamente noi italiani rispetto a questa etnia, a questo popolo, siamo meno in qualche modo disposti effettivamente a realizzare un'integrazione, non a essere tolleranti, che anche la tolleranza non è un concetto che apprezzo in questi casi, ma insomma a essere veramente aperti all'integrazione. Lei ha parlato di posti dove le popolazioni e i cittadini di origine rom fanno i medici, sono professionisti e così via. Ecco, qui socialmente questa cosa lei pensa che saremmo maturi ad accettarla? Non siamo ancora maturi, ma dobbiamo farlo. Sicuramente ci sono anzitutto delle responsabilità istituzionali. In Italia c'è un razzismo latente verso i Rom, ma non è perché è nella mentalità degli italiani essere razzisti, ma perché questo razzismo è legittimato da politiche razziste, istituzionalmente razziste. Quindi secondo noi la politica deve iniziare a cambiare parlando un linguaggio diverso, compiendo azioni diverse e aiutando quindi la società civile ad una rivoluzione culturale nei confronti di queste minoranze. Grazie Carlo Stasolla.